hai sempre voluto mettere la palla data da qualunque distanza attorno al green, ecco che devi saper gestire il rapporto volo-rotolo della palla. Bella Marco, bella B che è dietro la camera. Bella G! Allora, oggi andiamo a vedere e spieghiamo una cosa che ti è successa durante il rat trap. Sì. Eravamo esattamente in questa posizione. Esatto. E tu ci hai fatto un magistrale approccio con un lob 60 gradi in una situazione dove abbiamo un green leggermente in salita, 10 metri prima di entrare in green, di avant green, 10 metri prima di arrivare o in più, quindi 20 metri dal gobbetta che sta prima dell'ultimo pianoro e 10 metri ancora di pianoro sopra per arrivare poi all'asta, 30 metri totali. Hai sempre approcciato durante il rat trap fuori dal green, quindi pat, leviamolo, io avrei pattato. Ma abbiamo visto che fai molto bene soprattutto il chip putt. Benny, ti dice qualcosa chip putt? No, non lo conosco. Gigi, definizione di chip putt. Il chip putt non è altro che utilizzare un bastone, il pitch, il 9 in 9. Questo caso, o comunque un bastone del genere, chiaramente dovete un po' provare per capire qual è quello più giusto per voi, utilizzandolo come se fosse un putt, quindi mettendosi un po' più sopra la palla, ok, con le mani un po' più alte e facendo un movimento molto simile al putt. Quello che poi agirà per fare fondamentalmente l'effetto chipper sarà il loft del bastone. Se avete un chipper potete usare il chipper. Ok. Tu l'hai fatto molto bene, ma in questa situazione ti sei detto non so se so gestire le varie misure, le varie distanze, mi gioco un saltatutto. Bravo. E ti è andata bene. Mi fai vedere invece se avessi giocato, diciamo, in questo caso il 9, che cosa sarebbe successo? Nella fattispecie, mentre gioca Marco, è un giocatore che tende a tenere la palla, quando fa questo genere di approcci, comunque abbastanza bassa, perché non usa tantissimo i polsi. Quindi il 9 mi aspetto che già farà un volo di palla abbastanza basso. Nonostante sia basso, ha rimbalzato comodamente nella prima parte del green, quindi saltando l'avant green, che era un po' la tua preoccupazione. Ha poi a quel punto rotolato facilmente e non credo si veda, poi dopo mettiamo una copertura, comunque la palla è altezza asta, praticamente alla stessa distanza di dove hai messo il famoso lob durante il rat trap. Questa cosa è fondamentale da fare, perché è da capire, perché se noi sappiamo gestire quanto ci volerà rispetto a quanto rotolerà, nella fattispecie mediamente col ferro 9, ok, quindi i gradi del ferro 9, si riesce a fare un po' un 50-50. Okay. E infatti, guarda caso, sei entrato 4-5 metri dentro al green e poi ti ha fatto quegli altri 15, quindi 10 più 5 e poi gli altri 15 dopo. Però capire quanto c'è di differenza, quindi magari col pitch ti farà appena di più, col 48 nel tuo caso ancora un pochino di più di volo e quindi un filino meno di rotolo, questo comporta poi la possibilità di gestire le varie situazioni. Tu sei il... prendiamo un altro ferro. No, sei perfetto. Tu sei il... Prendiamo un ferro. No, sei perfetto perché... adesso fallo con un pitch, okay, che è quello che usi più spesso. Sì. Perfetto, perché la sua regola, andatevi a rivedere il rat trap, è quella del se sono fuori dal green, anche da tanto così fuori, ma anche meno, io approccio. Esatto. Sì, però sai, è una regola che uno si dà e a quel punto se ne faranno anche tanti di quei colpi. Se si comincia a gestire la cosa con, secondo me, un paio di bastoni, quindi nella fattispecie il pitch, che è quello con cui di solito fai questo colpo, cioè fai colpi più corti, fino a magari 25 metri, visto che qui che sono 30 già un pochino fai fatica. Un altro bastone per fare quel qualcosina in più e un bastone leggermente più corto, che adesso vado a prendere, per farne qualcosina in meno. E a quel punto, con solo un paio, massimo tre variabili, quindi stesso identico movimento, stessa posizione davanti alla palla, semplicemente variando i gradi del bastone, quindi non dovendo andare troppo a gestire l'ampiezza del colpo, si riesce poi a gestire tutte le situazioni. Quindi nel caso del 48
che ti ha battuto praticamente a metà strada. Esatto. Ti permette di fare colpi dove magari al posto di essere qui siamo 5, 7 metri, 10 metri più indietro. Oppure dove davanti c'è magari un gradino che vogliamo evitare, esatto, una pendenza, un po' di bagnato. Una delle cose belle di quando rotola la palla è che basta una passeggiata, che tra l'altro tu hai fatto durante quel colpo, proprio per andare a vedere dove sarebbe atterrato e capire un pochino come gestire il fatto che la palla rotolerà. Se si sa più o meno dove batterà in funzione dei vari bastoni che si andranno ad usare, ecco che la gestione di questo genere di colpi ti permette di avere la possibilità di mettere la palla molto vicina. Dai, facci vedere l'ultimo. Qual è il bastone con cui ti sei trovato meglio da questa distanza? 9. 9. E dopo vi farò vedere un piccolo esercizio per imparare a gestire il rapporto grande volo-rotolo. Olè! Ed è un'altra palla, questa data. Tanta roba. Per provare a imparare a gestire il nostro rapporto volo-rotolo abbiamo bisogno di un piccolo oggetto come aiutante. In questo caso ho utilizzato uno straccetto, potrebbe essere un guanto, un qualcosa di piccolino che ho piazzato lì a distanza random. È irrilevante dove viene messo sul green. Obiettivo: fare un colpo con l'idea di cercare di colpire lo straccetto di volo. Quindi tiraci 3-4 palle per arrivare con la palla di rimbalzo in quella zona. In questo modo andiamo a concentrarci non sul dove dovrà arrivare la palla, ma su dove dovrà rimbalzare la pallina. Iniziamo a capire quanta strada ci serve, quanto swing ci serve per fare quella strada lì. Ovviamente il top non vola. Non conta, perché non vola. Questo okay. già meglio, caduto appena prima. In questo modo noi andiamo ad allenare con ogni bastone che abbiamo stabilito, come diceva prima Gigi, ne battezziamo 2, 3. Andiamo ad allenare il dove far rimbalzare la palla, quanta forza ci serve per far rimbalzare lì, e a questo punto tutto quello che si trova prima semplicemente non è più un ostacolo. Qua non davanti sarà, ci potrebbe più essere un raffettino, dei buchi, pozzanghere, irrilevante. Noi ci passiamo sopra e atterriamo là. Bravo. Fatto l'esercizio dovremmo solo andare a guardare dove sono andate le palle e iniziare a capire, ok, se tiro il ferro 9 e faccio rimbalzare la palla in quella zona, col green in queste situazioni odierne, la palla mi andrà a fare X metri di volo e Y di rotolo. Lo proviamo con un po' tutti i ferri e vedremo ovviamente che la distanza di rotolo andrà a diminuire sulla base dell'aumentare del loft. Questo ci consentirà di arrivare sul green sapendo già molto bene quale sarà il punto di atterraggio sulla palla. Quando guardate i professionisti che fanno questo tipo di approcci, spesso non guardano neanche l'asta. La guardano prima, quando scelgono il colpo da fare, e poi si concentrano dove far cadere la palla. Da lì è soltanto un tirare in quel punto. Lo si vede bene nell'approccio alla 16 di Augusta di un certo Tiger Woods. Vi ricordate quella palla che arriva, si ferma, Nike, eccetera, eccetera? E di cui abbiamo anche fatto un video. Di cui abbiamo un video anche, reaction. Anche fatto un video. A questo punto adesso sai quanto ti rotola la palla, hai visto che se cade appena prima dello straccetto rimane appena corta rispetto alla bandiera, quindi basta soltanto portare lo straccetto appena oltre e ci siamo. Ok. Attenzione, perché ti è rimasta una sola cartuccia e devi riuscire a portare la palla oltre lo straccetto. Attenzione. Attenzione. Non è vero, Benny ha le altre in mano. Però noi siamo cattivi perché c'è ancora un po' di rat trap dentro di noi. Assolutamente non gliele do queste palle qua. Palla appena più lunga di volo e abbiamo subito la palla in bandiera. Altezza asta. Basta allenarlo un pochino e stiamo allenando il polpastrello. Comunque Marco ne ha già da vendere.